Ciao ragazzi, oggi vi presento un nuovo arco Thunderbolt della serie Mega della Nerf. L'ho accessorato come vedete anche con GoPro per riuscire a farvelo vedere in tutte le angolazioni. Abbiamo 5 dardi che possiamo lanciare della serie Mega, abbiamo un arco con due strisciate rosse che ci aiutano a capire dove è meglio posizionare le dita per poi tendere al massimo la corda e rilasciare nel minor tempo possibile, perché proprio riusciamo a ottimizzare il lancio, quello che è il nostro dardo. La distanza, vedete, si piegano anche le braccia, per cui si ottiene veramente un lancio, diciamo, ad arco molto realistico. Quando appare questo colore verde, eccolo qui, vuol dire che il nostro arco è carico e pronto a scoccare il dardo, che può arrivare circa fino a 24 metri come da confezione. Devo dire che è una distanza che si riesce a raggiungere sfruttando al massimo la parabola. Bisogna fare un po' di pratica. I dardi, come vedete, è quello che ho raccolto adesso, fanno parte, sono quelli un po' più grandi della serie Mega e hanno questo fischio caratteristico fantastico, che danno anche il senso proprio della freccia quando parte. Lo sentite proprio in sottofondo, ecco, essendo comunque un fischio leggero che poi va verso lontano, quindi lo percepite molto bene voi, molto meno la telecamera in questo caso. Una serie di lanci, vedete, e adesso andiamo dritti all'obiettivo. Come vedete, ho appeso all'albero il mio classico mirino, vado a distanziarmi con i passi di circa un 15 metri se non sbaglio e poi vado a lanciare. Devo dire che prima di beccarlo, come vedete l'immagine, ho fatto un po' di prove. Per le ragazze c'è l'arco che avevo recensito qualche tempo fa, potete cliccare qui sopra, della serie Nerf Rebel. Per qualsiasi informazione e commento vi aspetto qui sotto nei commenti, ovviamente per i prossimi video qui sul canale di Giochi Romini Ragazzi. Ciao ciao, a presto, Davide.